Buona giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come tutti i giovedì manda in onda la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo insieme a Francesco Salve a tutti. dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Parliamo da Radio Gamma 5 a 94 FM. Da come facciamo da 7 mesi a sta parte, vi parliamo di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Della stregoneria stiamo parlando del crogiolo dello stregone e del paganesimo sto sviluppando alcune immagini del Sentiero d'Oro. Ricordo che il Sentiero d'Oro è una devotio, è una recitazione di alcune divinità romane che trasporta l'individuo a risvegliare il divino che lo circonda. Dal Sentiero d'Oro ricordo sempre che il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare e con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Questo è il Sentiero d'Oro nel suo insieme. Oggi noi sviluppiamo i quadri 20, 21, 22, 23 del Sentiero d'Oro. I discorsi ricordano ancora una volta che un pagano non adora nessuno, ma si relaziona attraverso il fare. Per cui anche se usiamo il termine adorare, lo usiamo per farci capire, non tanto perché un pagano adori, un pagano non adora nessuno. Dal Sentiero d'Oro, allora, i quadri 20, 21, 22, 23. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa febbro. Febbro insegna all'essere come mantenere puro l'intero se stesso per affrontare nelle migliori condizioni le sfide dell'esistenza. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa furina. Furina insegna all'essere la volontà e la determinazione attraverso le quali sorge nel nuovo mondo. Sia al feto che al fanciullo e all'essere umano adulto per diventare esseri luminosi. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa gioventù. Gioventù insegna l'essere quando giunge il momento in cui traprendere il cammino per afferrare nelle proprie mani il proprio divenire. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa giustizia. Giustizia insegna l'essere la relazione fra gli esseri, dove la sua negazione avviene attraverso il possesso degli esseri. Questi sono i quadri 20, 21, 22, 23. Il ventesimo quadro, evocare Febuo, significa manipolare la propria attenzione per mantenerla pura e vigile, per consentire di afferrare i fenomeni non appena questi si presentano ai sensi. Febbro insegna all'essere umano a mantenere viva la sua attenzione, a ripulirla per prepararla all'arrivo della primavera e delle nuove contraddizioni che si presenteranno. Mantenere l'attenzione allenata, mantenere puri se stessi attraverso l'esercizio dell'attività fisica, dell'attenzione e della contemplazione, mantenere puri se stessi attraverso il blocco del dialogo interno per espandere i sensi pronti ad afferrare quanto di nuovo si presenta. Mantenersi puri per mantenere le relazioni col circostante e le forze che la ragione non è in grado di descrivere. Febbro si alimenta di questo fare e alimenta chiunque agisce in questa direzione. Farsi febbro significa liberarsi delle cose superflue per essere pronti ad agire nei confronti di qualunque cosa si presenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo febbro? Per ricordarci di prepararci ad ogni cambio di stagione, ad ogni cambio di stagione meteorologica, ad ogni cambio di stagione della vita, ad ogni cambio di mutamento o di spazio. Purificarsi per essere pronti ad affrontare lo sconosciuto della ragione. Da questo fare, febbro prende energia vitale e riversa energia vitale. Quadro ventunesimo, evocare furrina significa richiamare la volontà del divenire e della trasformazione. La ninfa furrina è la volontà del divenire di ogni essere della natura, volontà e determinazione che ci permisero di passare da essere feto ad essere fanciulli e da essere fanciulli ad essere umani adulti. Quella volontà è sempre presente in noi.
Compito del cristianesimo è annientarla mettendoci in ginocchio, richiamare la volontà della trasformazione e farsi furina per poter continuare nei nostri processi di trasformazione. Furina si nutre dell'energia vitale emessa dagli esseri umani che richiamano quella volontà attraverso la determinazione del loro fare, e furina nutre e sollecita esseri umani a richiamare quella volontà per trasformarsi nell'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo furina? Per richiamare la volontà del nostro divenuto, affinché fondi il nostro divenire. Gli esseri umani hanno una possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questa possibilità può avvenire soltanto facendosi furrina, richiamando la propria volontà nel fare quotidiano. Farsi furrina si alimenta furrina, e da furrina si deve pretendere l'energia vitale attraverso la quale fondare il proprio divenire. I cristiani uccidono furrina, costringendo gli esseri umani in ginocchio. Scusate. Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione su magia, paganesimo, stregoneria di Radio Gamma 5. E chi vorrà intervenire più tardi verso le 15:30 può chiamarlo allo 049 Grazie 700 700. Francesco, Niente, adesso è un figurati. caldo bestiale oggi, no? È terribile. Più che evocare, 22° quadro, più che evocare gioventù, gioventù si ricorda, si evoca ricordandola, come un dovere dell'essere umano di assumersi il proprio divenire nelle proprie mani. Gioventù ricorda all'essere umano il momento in cui è necessario iniziare a tagliare i legami che lo legano alla famiglia. Ricordare gioventù significa ricordare il momento della partenza, prepararlo a prepararsi. Gioventù è dentro ogni essere mammifero della natura e determina il momento in cui ci si stacca dalla famiglia d'origine per prendere nelle proprie mani il proprio divenuto, il proprio divenire, scusate. I cristiani hanno tentato di distruggere gioventù imponendo agli esseri umani la sottomissione alla famiglia patriarcale. Gioventù spinge l'essere umano a percorrere vie di libertà. Quando non è possibile, spesso la forza di gioventù porta all'annientamento dell'individuo che non è in grado di progettare il proprio divenire. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo gioventù? Per ricordare come l'essere umano sia proprietà solo di se stesso e ha il diritto-dovere di costruire il proprio futuro. Il sistema sociale adora gioventù per riversare energia vitale nell'accompagnare gli esseri fanciulli a fondare il proprio cammino, sia come esseri eterni, sia come esseri sociali. Chi crea dipendenza uccide la forza di gioventù, che l'aiutò a superare la propria fanciullezza. Semmai questa forza si fosse espressa, spesso gioventù viene combattuta da esseri umani adulti che non riescono mai a farsi gioventù, prendendosi nelle proprie mani il proprio divenire, ma fondarono il proprio esistere. Accidenti, ma fondarono il proprio esistere sulla dipendenza e impongono dipendenza per poter continuare a vivere. Chi non ricorda l'esplosione di gioventù dentro di sé, con tutte le contraddizioni che ciò comporta, non si è mai fatto gioventù, né ha mai fondato il proprio cammino verso l'eternità. 23° quadro. Evocare giustizia significa evocare la forza della relazione fra gli esseri, attraverso il loro potere di essere. Giustizia e equilibrio fra potere di essere e la sua negazione avviene con l'imposizione all'essere del potere di avere. Libertà è equilibrio fra potere di essere, ma è anche la forza che aiuta la libertà ad uscire dall'assoggettamento al potere di avere. Piccoli spazi in cui criteri oggettivi determinano le relazioni fra gli esseri, sottraendoli all'arbitrio della soggettività di chi vuole distruggere il loro potere di essere. Verso giustizia si tende come relazione sociale. La forza di giustizia si dispiega nei sistemi sociali e nelle relazioni fra i singoli esseri, e la sua negazione nasce dal possesso, di ogni possesso, la cui funzione non è quella di soddisfare i bisogni umani. Non ci si può fare giustizia, ci si può fare libertà e tendere verso giustizia. Giustizia è essere in sé, che alimenta libertà e la sua relazione nel divenire degli esseri umani. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo giustizia? Per ricordare la direzione cui tendere, mentre alimentiamo il nostro potere di essere, di energia vitale, attinta da libertà. Dunque, questi sono i quadri del Sentiero d'Oro e vi abbiamo illustrato quattro quadri del Sentiero d'Oro. Ora vi illustrerò un altro elemento del crogiolo. Dopodiché lasciamo il via libera alle telefonate, anche perché il caldo è tale da soffocare letteralmente.
Nella trasmissione precedente abbiamo tralasciato di sviluppare ulteriori quadri da Devotio che abbiamo iniziato oggi. Svilupperemo i quattro quadri che abbiamo già detto. Prima aggiungeremo un altro elemento nel crogiolo dello stregone, e l'elemento che aggiungiamo è il sapere, ma non il sapere come oggetto, non il sapere come Minerva, ma il sapere come divino che cresce dentro di noi e che protegge la ragione. Abbiamo detto come il processo di costruzione del bastone dello stregone, attraverso il blocco del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico, ha limitato la ragione con la quale ci relazioniamo nel circostante. Abbiamo detto come l'introduzione dell'attenzione dei sensi abbia sconvolto la ragione, disarmandola del condizionamento educazionale imposto col quale si difendeva nel quotidiano. Ora deve affrontare il quotidiano e noi dobbiamo fornirle nuovi strumenti. Il primo strumento in aiuto alla ragione che introduciamo nel crogiolo è il sapere, attraverso il quale affrontare la quotidianità. È il sapere come espressione dell'individuo, che si forma attraverso l'abitudine dell'individuo di chiedersi il perché delle cose. Noi costringiamo la ragione a chiedersi perché esiste il fenomeno che affronta, come si è formato, quali fenomeni lo hanno prodotto. Accettiamo quanto troviamo attraverso la sospensione del giudizio, ma ci chiediamo sempre il perché delle cose, e il perché delle cose, e ancora il perché delle cose. Questo ci porta continuamente a modificare il nostro giudizio di necessità. Ne abbiamo già parlato l'altra volta, il giudizio di necessità. Abbiamo distrutto i giudizi come prodotto del condizionamento educazionale. Siamo ricorsi al giudizio di necessità quando la sospensione del giudizio veniva costruita mentre formavamo il bastone dello stregone. Ed ora il giudizio di necessità misura la nostra profondità nel chiederci il perché delle cose. Nel crogiolo mettiamo il chiedersi il perché delle cose. Attraverso questa attività, mentre mescoliamo, usando il nostro bastone, approfondiamo il nostro giudizio di necessità, che diventa la nostra verità, la verità della ragione, la verità in grado di misurare la nostra capacità di chiedersi il perché delle cose. Ci siamo liberati dal condizionamento educazionale imposto e ora, attraverso la nostra volontà e le nostre determinazioni, affrontiamo la vita di tutti i giorni chiedendoci il perché delle cose e il perché delle cose. Quanto incontriamo lo distribuiamo a tutti coloro che si chiedono il perché delle cose. Diamo il nostro perché affinché chiunque arricchisca la propria ricerca, al di là che accetti o meno il nostro perché, o meglio ancora, lo abbia superato giungendo ad altri un altro perché. La ragione aumenta il suo sapere dilatandosi. Attraverso questa attività noi ci facciamo Minerva e chiamiamo Minerva per sorreggersi nel nostro cammino, nella nostra mescolatura del nostro crogiolo. A questo punto io mi chiedo, ma cosa ci stiamo a fare io e Francesco a questi microfoni se parliamo di stregoneria, paganesimo, politeismo e magia e solo pochissime persone riescono a comprendere quello che diciamo o comunque lo trovano incomprensibile in quanto non fanno nulla per cambiare la prospettiva dalla quale affrontare la vita? La risposta è... per follia controllata. Il concetto di follia controllata è introdotto da Castaneda, un'espressione con la quale avvolgere il fare dell'individuo. Nella prossima trasmissione parleremo della follia controllata, sia come inganno con la quale la ragione maschera il suo intento, come Castaneda vorrebbe farlo passare, sia come intento del corpo luminoso quando agisce attraverso gli elementi della ragione. Bene Francesco, io sono un po' fuori di testa dal caldo e mi sto mangiando un po' parole e tutto il resto. Anche la nostra regista è un po' arrabbiata. La regista oggi è arrabbiata perché non ho parlato bene nel microfono. Me l'ha detto 50 volte ed è nera letteralmente. Bene, ricordo il nostro numero di telefono è 700 700, prefissato al 049, Radio Gamma, in via Belzoni 9 a Cadoneghe. E adesso lascio la parola un po' a Francesco che sì, vi illustrerà qualcosa. Ecco, io, visto che appunto la trasmissione è già calda di per sé stessa, parleremo un po' di argomenti un po' vari. Chi vuole intervenire, appunto, ripeto il numero telefonico, appunto, può parlare, telefonare allo 049 700 700. Io vorrei appunto ricollegarmi a un fatto di attualità, intanto per dire che alcuni vanno a reputare che i nostri discorsi possono sembrare un po' strani, un po' particolari, un po' non legati alla realtà. Benissimo, io posso fare un esempio. Questa mattina il quotidiano della CEI, di tutti i vescovi italiani, L'Avvenire,
aveva in copertina una pubblicità di un libro che faceva la relazione tra la Trinità e il pensiero. Questo è un libro di 400 pagine. Io penso che sinceramente ci sia ben poco da parlare di poter legare il concetto assurdo di Trinità al concetto del pensiero. Eppure, nonostante tutto, siamo nel 1997, il 15 di maggio, i cattolici sul loro quotidiano, i vescovi, vanno a pubblicare un testo in cui li fanno pubblicità che parla del rapporto tra la Trinità e il pensiero. Cioè, questa è un'evidente assurdità, che serve chiaramente a indirizzare le energie e la ricerca culturale verso delle cose inutili che non servono assolutamente alla vita. E di conseguenza quello che noi diciamo non lo diciamo tanto perché per indirizzare le persone verso dei studi particolari che vadano a limitare il pensiero, che vadano a alimentare la cultura o che vadano a creare delle fantasie inutili e assurde e vuote. Noi diciamo, partiamo sempre da quello che noi abbiamo intorno, dal mondo in cui viviamo, partiamo dal nostro corpo e tramite questi strumenti noi riusciamo ad arrivare a trovare delle soluzioni, a trovare delle vie. È inutile pensare che il monoteismo contro cui noi lottiamo possa darti delle risposte alla vita, possa darti delle spiegazioni, possa darti dell'utilità, perché appunto passerà sempre tramite uno strumento di mediazione che è il pensiero, e il pensiero appunto può essere comunicato, può essere errato, può essere falsato, può essere una bugia. Perché ad esempio noi pagani puntiamo moltissimo sul discorso delle immagini, proprio perché le immagini non sono un messaggio, nel senso che un'immagine non ha un contenuto, un'immagine più che altro è una comunione, cioè nel senso che la partecipazione alla visione delle cose non è una cosa che deve essere mediata o indottrinata, ma ognuno ne può partecipare. Il fatto che queste cose possono essere viste direttamente senza il bisogno di strumenti culturali, di testi sacri, permette alle persone di acquisire delle capacità singole di valutazione. Di conseguenza noi sosteniamo la necessità di superare dei concetti che sono puramente assurdi, fantasiosi, e di ricorrere a quello che ci circonda, cioè anche il mondo che ci circonda è un'immagine che ci nutre, cioè nel senso che noi dobbiamo valutare questo. Che senso ha che io vada a pensare, come fanno i cattolici, a dei valori morali, quando ad esempio oggi è una giornata di sole favolosa e che bisogno abbiamo dei valori morali per vivere? Sappiamo benissimo che il sole che ci circonda ci dà la vita, ci è utile. E questo fatto che noi percepiamo anche il calore significa che il nostro corpo ha più necessità di seguire i rapporti fisici, biologici, naturali, che seguire i principi teologici. A cosa serve a me, ad esempio, per affrontare una giornata come questa, un pensiero teologico o un pensiero morale? Non mi serve praticamente a niente. Mi serve capire. Però serve per mettere in ginocchio le persone. Esatto. Il pensiero. La finalità è quella classica, cioè nel senso che a loro vanno assolutamente a cercare dei pensieri che sono fantasiosi, vanno a estraniare le persone dalla realtà. Ciao. Sì, ho chiamato troppo spesso. No, Gianna. Ciao, Claudio. Ciao. Anche a Francesco e anche a tuo figlio. Ben arrivata. Grazie. Era parecchio che non ci sentivamo, Sì, abbastanza. Succedono delle cose nella vita in cui uno si ferma, non può chiamare, ma comunque sono qua. Ma sono state tutte risolte le cose? No. Una, c'è stata una morte nella mia famiglia. Ah. E quella è la peggiore delle soluzioni. Perché quando la morte ti passa così accanto è tremendo. Si sconvolge l'esistenza. Per il resto non cambia niente. Non cambia niente. Dovrei cambiare io. Dovrei farmi fare un trapianto del cervello. Non direi proprio. Anche perché la legge lo vieta. Prego? La legge lo vieta. La legge italiana vieta le cose. E forse è una delle poche cose che vieta. Sì. Perciò devi essere te stessa, non hai speranza neanche col trapianto, devi cambiare te stessa da sola. Ma chi è che sta fischiando, io o voi? No, non riusciamo a sapere chi fischia, probabilmente sei tu che fischi. Hai la radio vicino a... Hai la radio vicino? Non proprio, direi, c'è un bel muro che ci divide. Allora... Aspetta. Dopo si sta parlando per telefono, sto abbassando tutti i microfoni possibili. Però. Adesso mi sono girata. Va bene, dai. Niente, che cosa stava. Ah no, però la legge non vieta una cosa, ragazzi, il lavaggio del cervello, quello lo puoi fare finché vuoi. Sì. Che la sostanza secondo me non cambia tra trapianto e lavaggio. Non so quale di due sia la peggiore soluzione. Ho letto stamattina qualcosina sul. Volevo chiedere una cosa, su cosa ne pensate
di quelli che tornano dal coma e dicono di aver incontrato l'aldilà. Io fra domani mattina parto e vado a San Marino per discutere di questa faccenda. C'è un convegno congresso a San Marino di 3 giorni. Per quando torno ti dico cosa ne pensano loro. Se vuoi per il momento ti dico quello che ne penso io. Perché c'erano appunto parecchie persone. Ho letto diversi libri. Parla di 8 milioni in America e 8 in Europa. Bravo, conosci anche le cifre. Domani devo andare a scannarmi, per cui devo più qualcosa a conoscere. E niente, cioè, anche quello per me è un mistero. Come resta un mistero quello che ho letto sempre, seguendo questo fatto, che per evitare 7 anni, sono talmente arrabbiata, sì, se vuoi evitare 7 anni di purgatorio, basta che tu vada a Fatima e faccia il marciapiede che arriva al santuario con le ginocchia. Sì, insomma, la coglionata dell'anno. Le simonie, no? E poi devi lasciarla aperta però, consistente. Cioè non è soltanto fatta in ginocchio. E allora non basta più, cioè c'è chi si compra il paradiso direttamente lasciando ai vescovi, i papi, i miliardi. Sì, c'è anche quelli, sì. Qui invece, cioè, vedi, sarà perché sono in uno stato d'animo particolare, ma la trovo talmente una presa in giro, perché io ho visto una persona morta. Sì. Una persona che poco prima mi stava accanto viva. Mm. E vederla lì così, dicevo, ma guarda che cazzo siamo. Cioè, esatto. Facciamo una vita di, a volte di stenti, certo, a volte di egoismi, a volte di generosità, di cattiveria, di bontà. E ci riduciamo così in poco. Così alla fine niente. Niente. Niente, siamo solo carne a buttare i vermi. E questo io non lo posso sopportare. E infatti? Cioè, io quando ho visto questo, per questo ti dico che quando la morte ti passa così accanto, perché io sono ancora qui, ma non so come spiegare questo sentimento, mi sono chiesta, ma perché? Esatto. Perché? Ci sono talmente tanti perché nella mia testa, che non riesco a spiegarli, che non riesco... Cioè, io sono sempre più confusa, non so più... Guarda che è un buon inizio, eh? È un buon inizio. Ma si sta tanto male, però. Sì, è vero. Ma si stava male anche prima, solo che prima si mascherava, no? Si stava male nella propria ignoranza, oppure si stava bene nella propria ignoranza. Esatto, non si vedeva, non si voleva guardare. Si vedeva senza guardare. Poi la vita ti prende per il collo e ti mette davanti le cose. Ma di brutto, però. È di brutto, non ti aspetti neanche, non sei neanche pronta. A tradimento. È roba da vomito, sì. E dici, oddio, può capitare anche a me. Perché è vero che viviamo nell'ignoranza assoluta, parlo per me naturalmente. Sì. Ne muoiono tanti tutti i giorni, giusto? Ma non me ne frega niente. Ma più che fregarmene, pensi sempre che non che a te non debba succedere, ma chissà, non pensi proprio, io non penso proprio. Però dopo questa ultima esperienza, ma non vale la pena cercare almeno di prendere la vita nelle proprie mani. Almeno si riesce a cadere in piedi. Esatto. Sì, sì, ci si prova, non è importante se non ce la fa, ci si prova. Si prova perlomeno. Anche a cercare di capire qualcosa prima che questo corpo si fermi. Beh, al limite uno se fa cazzate, almeno le ha fatte lui, le ha cercate, ci ha provato. Esatto, esatto. Il nulla è peggio, uno si spegne come una candela lentamente, poi non resta niente. E resta il vuoto in cui che vivono invece. Il nulla per me sai cos'è? Quel corpo dentro quella bara, quando esatto, noi siamo così. È nulla, quello è nulla. Perché cercavo di capire, guardando questa persona attraverso la sua faccia, di capire, ma tu mi senti, tu ci sei, no, tu, c'è che niente. Cosa stai facendo? Materia, un sasso, un sasso modellato. Porca, che roba. Vi ascolto, se no impazzisco. Ciao Anna, grazie. Grazie ciao. A voi. Ciao. L'Anna ci ha dato una lezione praticamente. In effetti noi non pensiamo
cosa saremo dopo un certo periodo, non sappiamo assolutamente cosa si succederà, però lo sappiamo in realtà, solo che lo cancelliamo, facciamo finta di non guardare in faccia le cose. Qual è il risultato finale di tutto ciò? È che noi ci troviamo improvvisamente davanti a una situazione e da quella situazione non sappiamo come comportarci. In realtà noi dobbiamo pensare che quella situazione ci sarà e deve esserci, però anziché subirla, anziché spegnersi lentamente, dobbiamo far sì che quella situazione sia il nostro obiettivo, cioè sia il fine per cui noi lavoriamo. Cioè noi dobbiamo crescere sempre, in ogni istante della vita, in ogni istante della giornata, dobbiamo determinare noi stessi e non dobbiamo permettere a nessuno di determinarci, di impossessarsi di noi, di metterci in ginocchio, di cortocircuitare il nostro pensiero. No, infatti, il discorso è anche dell'esperienza sulla morte, e sono delle tematiche abbastanza importanti da affrontare. Però vanno anche un attimino inquadrati in situazioni ben particolari. Prima di tutto le persone appunto che hanno questa esperienza in punto di morte, quelli che ritornano, non sono persone che sono morte totalmente, cioè nel senso che bene o male la loro biologia, il loro cervello è rimasto ancora vivo, ha ancora la capacità di intervenire, di agire, di modificare e sentire. E di conseguenza quello che loro vedono sostanzialmente è, per me è ancora il frutto del loro cervello, cioè del loro vivere, del loro essere biologico. Difatti, ad esempio, io parlo con delle persone che hanno la possibilità di vivere in alcuni reparti, tipo ad esempio quello dei cardiopati, dove sono frequenti gli arresti cardiaci, e dicono appunto, queste persone ad esempio riportano quasi tutte l'esperienza del tunnel della luce, però queste persone sono ritornate, che vuol dire che appunto il loro cervello permette di vedere queste cose. C'è da fare anche una considerazione che noi, ad esempio, il nostro cervello viene utilizzato in minima parte. C'è anche da considerare che la nostra biologia non è una biologia che viene costruita solo in questo momento, momento della nostra nascita. Cioè noi abbiamo un patrimonio genetico che ci tramanda delle informazioni, delle nozioni. E ci tramanda anche delle esperienze. E giustamente queste esperienze vengono tramandate anche dal punto di vista culturale, cioè anche dal punto di vista ambientale. Basta pensare a un semplice fatto. Ad esempio, nei bambini esistono i collegamenti cerebrali, le sinapsi sono il doppio rispetto ad un adulto. Perché? Perché quando il bambino nasce tutte quante queste sinapsi aperte. Di fatto, ad esempio, il consumo degli zuccheri nel bambino è più alto che di un adulto, perché il cervello richiede maggiore zucchero per il suo lavoro. Verso l'età di 7-8 anni alcune sinapsi vengono richiuse, vengono tagliate, vengono allontanate, perché non servono più, in quanto l'esperienza che lo circonda gli dice al cervello queste sono le parti del cervello che vanno utilizzate. Allora, se questo avviene ancora adesso, nel senso che appunto l'uomo non è fatto a livello di macchina, ma il cervello si adegua alla realtà che lo circonda, significa che anche facendo un'attività di un certo tipo si tramuta le persone, si crea una discendenza, esatto, o si crea una possibilità di percepire la morte in una certa maniera. Difatti queste persone che tornano, cioè che non sono morte, riportano alcune esperienze di un certo tipo. Nessuno comunque ha mai incontrato il Dio che dicono che dovrebbe incontrare, no, i cristiani. Lo trovano, ma è fonte del loro condizionamento educazionale. Esatto, sì, è solo, no, una forma di educazione. Cioè, quello che voglio dire io, tutte queste esperienze di premorte, di finta morte, non sono altro che proiezioni del corpo luminoso che è ancora integro. Cioè, esistono delle persone che, anziché relazionarsi col Dio che i cattolici gli raccontano, si relazionano col divino che li circonda e chiamano questo divino che li circonda Dio. In realtà non si mettono in ginocchio, cioè recitano il mettersi in ginocchio, ma non sono in ginocchio, e attraverso questo mantengono compatto il loro campo vitale e in caso di pericolo di morte riescono ad avere ancora un buon campo vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Di conseguenza appunto quello che è fondamentale di capire non è tanto di pensare a dove si andrà, ma quello che col nostro modo di fare andremo a costruire. Cioè noi non dobbiamo pensare che arriveremo alla morte e che poi troveremo un Dio che farà giudizio. Cioè questa è una buffonata che fanno per poter permettere di utilizzare la nostra energia anche adesso. Cioè non di utilizzare la nostra energia soltanto in un certo senso, con un certo scopo, ma cioè proprio utilizzando gli altri, loro praticamente costruiscono una piramide e questa energia viene da loro utilizzata e riciclata per le loro finalità di sottomissione. Di conseguenza quello che è importante capire è di non porsi il problema di quello che io farò adesso perché dopo verrò giudicato,
perché non esiste questo giudizio finale, non esiste un giudizio nell'aldilà, non esiste nessun giudizio. Non esistono neanche dispense del purgatorio perché uno si fa la via in ginocchio. Sì. Non esistono tutte queste cose. È solo volgare truffa da baraccone, e la truffa si chiama truffa e si chiama millantato, com'è che si chiama, Francesco? Millantato credito. No, ma c'è un'altra, abuso della credulità popolare. Sì, ma infatti, cioè, è truffa bella e buona, cioè non c'è niente di magia, non c'è niente di stregoneria. Gesù non è un magico, Dio non esiste, cioè tutte queste cose sono pura e semplice truffa. In realtà la magia consiste nel costruire la vita giorno per giorno partendo da quello che noi siamo. Questa è magia. La stregoneria è un processo di sviluppo dell'individuo. Quello che noi stiamo facendo col crogiolo è quello di determinare alcuni modi di essere con i quali rapportarci con la realtà. Sì, esatto. Sì, beh, ricordo che chi vuole intervenire appunto può chiamare allo 049 700 700. Quello che appunto dicevamo anche prima sul discorso della necessità di contemplare il mondo, di vivere il mondo, cioè nel senso che il nostro scopo non è tanto quello di raggiungere un qualcosa che non possiamo vedere o qualcosa che non possiamo sentire. Tutto quello che noi possiamo fare è ristretto nella realtà che ci circonda, in quello che noi possiamo vedere, in quello che possiamo toccare, in quello che possiamo avere. Di conseguenza, perché è assurdo, ad esempio, come diceva prima l'ascoltatrice, che per evitare 7 anni di purgatorio devo fare una certa scala in ginocchio? È assurdo, perché questo lavoro lo compie il corpo, di conseguenza ha solo una necessità di distruggere e annientare il corpo e di sottomettere le volontà delle persone. Allora, rendendosi conto di questo, noi dobbiamo partire da questo, proprio con la necessità di dire: quello che ci circonda è quello da cui possiamo partire. Il nostro corpo è il punto di partenza e il mezzo per arrivare a un certo fine. E anche il nostro condizionamento educazionale è un punto di partenza, perché bene o male in questo siamo in questo momento, non è che partiamo da cose diverse. Sì. Perché ad esempio, torno sempre a ripetere, il discorso delle immagini, cioè, è fondamentale. Noi abbiamo, ad esempio, nell'antica Grecia, abbiamo il caso di Pigmalione, che costruisce una statua così bella che alla fine se ne innamora e ottiene che venga animata, al contrario ad esempio del Michelangelo che punisce il Davide, diceva che non parli. Cioè, questa è la distinzione, in certo senso, dal punto di vista dell'immagine, fra un pagano e un monoteista. Uno dalla rabbia va a colpire la sua opera perché non parla, perché non è viva, e invece per quanto riguarda un pagano ottiene la possibilità di animarla, proprio perché il potere di creazione, il potere di azione per i pagani è in questo mondo, non in un altro mondo che non esiste. Proprio essendo in questo mondo, lui ha la possibilità di animare le cose, perché le cose sono già animate, cioè nel senso che non fa come la buffonata di un dio creatore che prende dell'argilla, la modella, poi ci soffia dentro e ci mette l'anima. E per il pagano questo non è possibile, lui sa che benissimo già la cosa possiede una sua anima. Moltissimi vanno appunto a pensare nel paganesimo come un discorso più panteista, ma il discorso panteista è una dimostrazione proprio della necessità di capire quello che anima il mondo. Praticamente quello che noi vogliamo dire è che la forza della creazione, la forza del divenire, è interna agli esseri che esistono in questo momento. Cioè non esiste un Dio creatore, il Dio creatore è una truffa. La forza creatrice, che è la forza di adattamento, che è il libero arbitrio, ricordo sempre che il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, questo è il libero arbitrio. E questa forza, quella forza che costruisce l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, è dentro agli esseri. Per cui quando noi diciamo che noi ci scontriamo con i cristiani, è perché la contraddizione fondamentale, filosofica, concettuale, e anche di vita fra noi cristiani è questa. Mentre il cristiano ritiene che la forza creatrice sia esterna agli esseri, sia esterna alla natura, sia esterna, sia una volontà fuori, noi riteniamo che la forza creatrice, cioè la forza di adattamento, sia all'interno di ogni essere. Per cui ogni essere ha il compito in sé di arricchire questa forza che ha avuto, di arricchire questa possibilità, cioè di non sprecarla. Per questo noi diciamo usiamo la volontà e le determinazioni per prendere in mano il nostro divenire e sputiamo in faccia a chi vuole metterci in ginocchio, a chi vuole distruggerci la nostra vita. Questo dico, finché le persone saranno in ginocchio vivranno la morte come una disperazione, come la fine del tutto, come l'annientamento di una possibilità di vita. Se invece le persone prendono le proprie mani il proprio divenire, la propria vita, ogni piccolo atto di volontà, ogni piccola decisione, una piccola esplosione di energia fanno sì che il loro corpo luminoso cresca e riescano a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ricordiamo sempre una cosa, che noi diciamo questo: ogni essere animale
trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Solo noi umani, con l'imposizione della pulsione di morte, con l'attività delle regioni rivelate che mettono in ginocchio gli esseri umani, siamo costretti a rendere consapevole il nostro cammino. Ma vivere naturalmente la propria vita, viverla tutti i giorni, vivere le proprie contraddizioni, sentire i propri bisogni, camminare, essere parte della natura in quanto essere della natura, porta comunque alla nascita del corpo luminoso. Siamo noi umani che dobbiamo fare invece uno sforzo di ragione e di razionalizzazione. Sì, no, difatti una cosa anche che si vede molto chiaramente per quanto riguarda la distinzione tra il modo di concepire il mondo dai pagani e dei monoteisti. Noi ad esempio vediamo che i monoteisti hanno un unico Dio e pongono una gerarchia divina al di là di questo mondo, cioè dicono, pongono una gerarchia, pongono l'inferno, il limbo, poi li tolgono, li mettono in liquidazione, li chiudono, per cessata attività e così via, e pongono il paradiso, e pongono anche all'interno di questa realtà, che sono dell'altro mondo, che sono delle buffonate, pongono delle gerarchie tipo vari angeli e così via, e altre cazzate che loro vanno a inventare. I pagani questo non hanno mai fatto, cioè per i pagani loro avevano un altro mondo che era la morte, che era l'Ade, e morte, c'era lì, e aveva le sue divinità che avevano dei contatti qualche volta con gli umani. Però tutte quante le loro divinità le ponevano sulla terra, cioè nel senso che non avevano nulla al di fuori, cioè nel senso che non avevano divinità che vivevano nei cieli o che vivevano chissà dove. Tutte quante le divinità erano riconducibili all'esistenza terrena, cioè nel senso che erano divinità che l'uomo poteva venire in contatto non in un momento della sua morte, ma solo durante la sua vita, cioè nel senso che aveva la necessità di vivere in quel momento. La divinità interagiva con lui, cioè nel senso, ma queste divinità non erano poste in una gerarchia schematica di piramide. Il paganesimo appunto aveva tutte queste divinità che si manifestavano in contemporanea, cioè proprio come noi ad esempio non abbiamo vari stati d'animo, varie situazioni nella nostra esistenza, nel nostro modo di vivere, che sono, poi alla fine sono delle divinità, loro li ponevano sempre nel mondo, di conseguenza come esistono le stagioni vengono percepite solo dai corpi, che ad esempio cosa gli può servire a un cristiano nel paradiso il fatto che esista la primavera, esista l'autunno, esista l'inverno, perché esiste per i corpi, perché sono sensazioni che possono essere provate. Lo stesso fatto che le divinità pagane abbiano la necessità di vivere su questo mondo significa anche la valutazione fondamentale dell'esperienza del corpo, cioè nel senso che tutte quante le divinità vanno ad assumere un corpo ben specifico o ben riconducibile, che quando compio delle azioni vanno sempre ad assumere delle forme concrete. Ad esempio, prendiamo il caso ad esempio della cosiddetta annunciazione di Maria che viene messa incinta proprio dello Spirito Santo, altra ennesima cavolata monoteista. Noi abbiamo ad esempio l'esempio dei rapporti fra le divinità e gli esseri umani, e questi erano sempre rapporti fisici, nel senso che potevano essere manifestati in varie, varie forme, cioè nel senso che ad esempio nel caso di Giove si tramutava in pioggia d'oro, si tramutava in toro, si tramutava in cigno, però era appunto la necessità di assumere una forma fisica che fosse tangibile, che fosse toccabile, che fosse visibile. Che fosse descrivibile. Esatto, cioè nel senso che fosse vista. Questo Spirito Santo cos'è? Un'invenzione proprio assurda? No, lo Spirito Santo è l'invenzione più aberrante che esista, perché ne esistono degli accenni generici nei Vangeli, no? E poi lo usa Costantino per costruire un potere sconosciuto, cioè il potere sconosciuto che Costantino impone. Quello invece che volevo dire io, posso farci? Sì, no, prosegui. Quello che noi stiamo dicendo, sto parlando del crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone non è altro che un insieme di modi di essere, un insieme di modi di fare che servono ai singoli individui per venire fuori dalla situazione in cui si trovano. Dopo, il venire fuori appartiene alla singola persona. Le specificità sono della singola persona. Io do solo gli elementi attraverso i quali costruire il crogiolo, ma il crogiolo siamo noi stessi. Per cui quando io dico sospensione del giudizio, blocco del dialogo interno, uso dell'atteggiamento scettico, sono cose che andrebbero addestrate e fatte tutti i giorni. Per esempio, se io vado fuori e vedo una cosa, non necessariamente devo dare un giudizio sulla cosa. Posso dare un giudizio se devo agire, ma posso dire forse anche un'altra cosa. Allora sospendo il mio giudizio e aspetto che nuovi fenomeni mi arrivino o vado a cercare nuovi fenomeni per dare un giudizio. Questa attività, come ha detto Francesco, non fa altro che ricostruire un determinato reticolato sinapsico, non fa altro che ricostruire nuove concezioni e nuovi modi di vedere le cose. Sì, diceva ad esempio qua una nostra regista
che in un'abbazia della Francia è conservata una fiala con lo starnuto dello spirito. Massimo, volevo farti tre domande, no? Due, tre domande, sì, perché sono il telefono, sono da distanzino. Sì, sì, sì. Ecco una cosa, volevo chiederti una cosa. Secondo te, dopo la morte terrena, c'è una vita? Interrogativo. Sì. E, diciamo, dopo la creazione dell'uomo, secondo te, da cosa è avvenuta? Della persona, dell'essere umano. E secondo te, un'altra cosa volevo dirti, se alla fine di tutto non c'è niente, non esiste più niente, volevo dire che differenza c'è tra me e non so, tra me e chi? E chi nella vita, cioè, non è che io sia perfetto, però dire tra me, magari persona normale, nel bene e nel male, con quello che ha vissuto per 80 anni, magari senza mai ammazzare nessuno, però facendo ammazzare, diciamo, ecco, un boss mafioso, facciamo per dire, ecco, alla fine cosa, che differenza c'è? Cosa ci sarà? Ci sarà che prenderò da Mona io? Cioè, ecco, volevo un po' che mi spiegaste queste cose qua. Ti ringrazio. Ciao, ciao. Allora, rispondo subito a Massimo in poche parole. Allora Massimo, noi a queste domande qua abbiamo già dato parecchie risposte in tante trasmissioni. Però brevemente, in pochi secondi, ti rispondo. La prima domanda, la vita dopo la morte. Noi abbiamo già detto che sia per la stregoneria che per il paganesimo, la vita è un'opportunità. Cioè è un'opportunità per sviluppare il nostro corpo luminoso attraverso le nostre scelte e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per cui per noi la vita è una possibilità. Chiaramente se uno si è messo in ginocchio per tutta la vita, la morte del corpo fisico non ha più niente. Se uno ha fatto in modo di distruggere la possibilità di sviluppo del proprio corpo luminoso, all'atto della morte del corpo fisico non c'è più niente. Se invece un individuo ha passato la vita arricchendo il proprio corpo luminoso, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire, usando la propria volontà, le proprie determinazioni, sviluppando il proprio potere di essere, riesce ad arricchire a sufficienza il corpo luminoso per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In pratica, all'atto della morte del corpo fisico, trasferisce la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. E per noi pagani la vita è un'opportunità. Allora, dunque vediamo un po', dunque la creazione, per quanto noi riguarda, per noi non esiste nessuna creazione, gli esseri, qualsiasi essere umani, esseri animali, galassie eccetera, esistono per adattamento dal caos primordiale, cioè dal caos primordiale l'energia vitale per adattamento ha costruito la coscienza. Tu mi chiedi perché l'energia vitale ha costruito la coscienza, questo non lo so e neanche mi interessa andare a indagare. Io però questo l'ho visto, per cui per adattamento l'energia vitale ha costruito la coscienza. Il resto, quello che dici tu, alla fine di tutto non c'è niente, ti dico non è vero, perché è la fine di tutto è la fine del respiro dell'universo, cioè è le trasformazioni di tutto ciò che esiste all'interno dell'universo. Scopo dell'universo, delle sue trasformazioni, è quello di sedimentare la coscienza universale. Quello che i cristiani chiamano Dio, la coscienza universale, onnipotente, onnisciente, come creatore del mondo, in realtà per noi pagani e stregoni, questa coscienza la andiamo a costruire alla fine delle trasformazioni. Per cui, mentre i cristiani possono dire che Dio crea il mondo, per assurdo, parlo per assurdo, mi raccomando, non fraintendetemi, noi diciamo che il mondo in questo momento, attraverso le sue trasformazioni, attraverso i suoi mutamenti, l'universo nel suo insieme, va a costruire Dio, cioè l'essere, la coscienza assoluta. Per cui noi come pagani e apprendisti stregoni siamo obbligati ad assumerci la responsabilità della nostra vita, le azioni in ogni istante della nostra giornata, perché noi dobbiamo costruire l'essere luminoso che cresce dentro di noi. Il verme deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La quercia deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lei. Il virus deve costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La Terra costruisce l'essere luminoso che cresce dentro di lui. La galassia costruisce l'essere luminoso che cresce dentro di loro. La trasformazione di tutto l'universo porta alla formazione dell'essere assolutamente necessario, la coscienza assoluta. Dopo il resto delle trasformazioni, questo è una cosa che va molto oltre, è l'inconoscibile, perché io sono una persona finita, un giorno conoscerò, per il momento io posso arrivare solo fino là. Per cui queste sono le determinazioni diverse fra noi e i cristiani. Se vuoi dire qualcosa, Francesco? Beh, dunque, brevemente però, perché punto. Brevemente è un po' difficile. No, beh,
Io ho esposto brevemente, tu parla Francesco. Sì, è un po' più difficile. Sì, io ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. Sul discorso appunto della vita e della morte, il discorso è abbastanza complicato, però per noi pagani quello che è fondamentale è la vita in se stessa, nel senso che la vita permette la possibilità di valutare le proprie opportunità, nel senso che permette alle persone di rendersi conto di quello che sono e permette di agire. Ciao Marco. Sì, scusa se ho interrotto il tuo collega. No, niente, non c'è problema. Dimmi. Ecco, volevo leggerti una cosa che così mi ha fatto riflettere e voglio sentire un po', anche se non è che condivida un po' quello che pensate, sì, voi. Einstein dice, no? Sì. Senti, una sua riflessione, io la condivido abbastanza. Non posso, dice, immaginare un Dio che premi e punisca gli oggetti della sua creazione e i cui fini siano modellati sui nostri. Un Dio, in breve, che non è che un riflesso della fragilità umana.